Amici, bentornati. Oggi siamo all'Hotel Santa Lucia di Napoli. È il 15 febbraio 2018 e ci troviamo in compagnia di Marizia Rubino, che è la responsabile marketing del marchio Camo. Buongiorno Marizia. Ciao Fabio, grazie di essere venuto. Il marchio Camo nasce da una storia familiare di successo che ha ben oltre 60 anni di attività nel segmento caffè, da quello crudo a quello torrefatto. Marizia, qual è la storia intanto della famiglia Rubino? Ecco, la storia risale già al secondo dopoguerra, quando mio nonno aveva un bar pasticceria nella zona del centro storico di Napoli, e lì ha incominciato a preparare le prime miscele che dovevano essere poi servite al bar. Mio padre, che era il suo assistente, si innamorò di questo lavoro e poi col tempo pensò di dedicarsi in via esclusiva soltanto alla miscelazione, alla torrefazione dei caffè più pregiati, e aprì così una torrefazione prima a Poggioreale, poi in un secondo momento nella zona di Melito. Insomma, brevemente possiamo dire che queste generazioni hanno scritto la storia del caffè a Napoli. Voi avete nel frattempo continuato questa tradizione creando un marchio che è giovanissimo, si chiama Camo, è quello che vedete alle nostre spalle e che io vorrei a questo punto, in occasione di questa presentazione della nuova linea cialde, ci andassi a spiegare. Sì, il marchio Camo nasce per rileggere questa tradizione napoletana di cui abbiamo parlato alla luce di quelli che sono i moderni stili di consumo, gli attuali stili di consumo. Il marchio Camo nasce proprio dall'amore che noi abbiamo, dalla passione che noi abbiamo per il prodotto caffè, quindi Amo, preceduto dalla lettera K, che è una costante, è anche la lettera iniziale della parola caffè in molte lingue nord europee, quindi noi la leggiamo così: amo il caffè. E infatti ci abbiamo anche messo un pittogramma, un bel cuoricino per esprimere questo concetto. E nel 2015 abbiamo iniziato a produrre miscele di caffè in grani per i bar, e poi prima distribuite in tutta Italia, e adesso stiamo cominciando anche ad affacciarci in alcuni paesi esteri, e adesso abbiamo sentito l'esigenza di ampliare la nostra gamma di prodotti con una linea dedicata al monoporzionato. Iniziamo oggi con le cialde, e siamo oggi appunto qui per presentare la nostra linea di cialde. E facciamo dunque una descrizione di tutto ciò che andate a presentare oggi. Intanto è una cialda ESE, Easy Serving Espresso, da 44 mm. In quante coniugazioni, quante sono le miscele presentate e quali sono i formati di packaging in cui sono disponibili? Abbiamo presentato oggi 4 miscele. Abbiamo un prodotto che è un 100% arabica, top di gamma, Camo Tolima, poi abbiamo Camo Tambora e Camo Fuego e Camo Decaffeinato, Camo Deca. Però queste sono le miscele che abbiamo ideato, ma ne abbiamo già altre 2 pronte nel cassetto. E così come anche per i formati, oggi abbiamo presentato 2 miscele, Camo Tolima e Camo Deca, nei formati da 25 e da 50 unità, mentre abbiamo presentato Camo Tambora e Camo Fuego nei formati da 50 e da 100 monoporzioni. Però anche in questo caso i formati saranno naturalmente aggiornati con quelli che poi saranno ritenuti anche più opportuni e più idonei alla distribuzione del prodotto. Cominciamo con questi formati, cominciamo con queste miscele, ma abbiamo già nel cassetto i nuovi formati e le nuove miscele. Questo naturalmente in ragione di quella che sarà la richiesta del mercato. Sì. Abbiamo già idea di iniziare la distribuzione in alcuni canali, però siamo già pronti per il seguito, per così dire.
E dunque con questa operazione entrate ufficialmente nella fornitura al segmento vending OCS specifico, ma anche del micro oreca, quello che io ho soprannominato micro oreca e che di fatto riguarda quelle postazioni in cui si consumano poche cialde o capsule al giorno e che vengono somministrate molto spesso proprio al pubblico. Sì, in effetti è proprio pensando a questo settore che tu hai definito molto bene micro oreca che noi abbiamo pensato per lanciare queste cialde, perché sappiamo che non tutti i ristoranti, anche di stellati, anche di alta qualità, amano avere una macchina da bar ingombrante e faticosa da manutenere e da seguire, quindi è proprio pensando a questi, al micro oreca che noi abbiamo formulato le nostre miscele in parte, sì. Cosa distingue il vostro prodotto dai centinaia altri già presenti sul mercato? Guarda, noi abbiamo fatto, penso, un lavoro molto accurato e molto meticoloso sulla composizione delle miscele, sulla qualità. E quindi siamo stati molto attenti, abbiamo fatto molte prove. Credo che le nostre miscele riusciranno a differenziarsi sia nel gusto che nella qualità da quelle dei nostri competitor. E allora, Marizia, per chi è dall'altra parte, per chi desidera saperne di più, per chi vorrebbe magari provare il prodotto comprandone anche solo una confezione per poter dialogare con voi e magari iniziare una partnership di tipo commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere? Sì, info@caffecamo.it per tutte le informazioni, grazie. E allora con info@caffecamo.it, che è proprio l'indirizzo a cui potete scrivere nel caso in cui desiderate avere maggiori informazioni su uno dei prodotti della nuova linea monoporzionato di Caffecamo, io vi saluto e vi do appuntamento a altro reportage magari in altra città italiana. Grazie Marizia. Grazie a te Fabio, arrivederci.